4 luglio 1957. Viene presentata al pubblico la Fiat Nuova 500. Battezzata Nuova per distinguerla dalla Topolino, per il progettista Dante Giacosa è lo specchio della razionalità costruttiva e dell'economia. Ma il lancio è un vero fiasco e la Fiat, già a novembre, vara la seconda serie. La fortunatissima avventura della 500 si chiude il 1 agosto 1975. Ultimo telaio, 5.231.518. Mi sono chiesto tante volte se Dante Giacosa, l'ingegnere che ha inventato la 500 per superare quello che era già un mito, cioè la Topolino, si rendeva conto in quel momento di quello che sarebbe successo. Perché? Perché quell'auto rivoluziona non solo l'idea delle auto, l'idea di poterla finalmente possedere, perché quella è la prima auto che compra chiunque, anche l'operaio che la fabbrica, che prima invece costruiva delle macchine che per lui sarebbero state inarrivabili e irraggiungibili. È la macchina che si regala alle mogli, è la macchina che si regala ai figli, è una macchina finalmente arrivabile. In pochi anni se ne vendono 4 milioni ed è una rivoluzione, perché rappresenta alla perfezione quella 500, l'Italia del boom, l'Italia della ricostruzione. Certo, siamo nel 57, ma dal 57 al 75, in un'Italia che cambia totalmente volto, ecco, tutte le idee viaggiano su una 500. E non è un caso che molti anni dopo, quando si ripropone il mito, ha ancora un egual successo, vendendo subito milioni di auto. Per cui non rappresenta solo un'utilitaria, rappresenta la capacità di mettere in movimento il paese e la capacità di dare nuove speranze a un'Italia che ha voglia di viaggiare, di muoversi e anche un po' di cambiare il mondo. Eccola qua. Le concediamo il posto d'onore, il privilegio dell'apertura, lo spazio che nei quotidiani è riservato all'articolo di fondo. Carlo Salamano, pilota e pioniere, ce la presenta con legittimo orgoglio. Motore posteriore di 479 centimetri cubici, a due cilindri in linea e raffreddamento ad aria. Ampio e comodo abitacolo per due passeggeri. Spazio retrostante i sedili capace di ospitare almeno 4 valigie, oppure, per chi li preferisce alle 4 valigie, 2 bambini. Dunque, buon viaggio alla fantastica velocità di 85 km all'ora, realizzabili con appena 4 litri di benzina, vale a dire una ventina di chilometri al litro. Gli americani hanno degli accendisigari che consumano molto di più. Altro elemento notevole della nuova 500 è il prezzo, inferiore alle 500.000 lire. Se ciò non vi sembra a prima vista abbastanza sensazionale, seguiteci, malgrado il caldo, in questo rapido calcolo. Dato il suo prezzo e dato il suo peso di circa 470 kg, la nuova utilitaria costa meno di 1.000 lire al chilo, vale a dire la metà del prosciutto. Un generoso sistema di rateizzazione ne permetterà inoltre l'acquisto di 20 kg al mese, pari a circa 700 grammi al giorno, comprese le domeniche e i giorni festivi. Motoscooteristi di tutta Italia, unitevi. Il proletariato della strada è in marcia non più su due ma su quattro ruote. Le grandi, spaziose, sicure, levigate, deserte strade d'Italia vi attendono.